questa si chiamava Mostra del Cinema, attualmente è la mostra dei partiti, la mostra del PSI, la mostra della Democrazia Cristiana, la mostra di tutti i più importanti partiti del potere. Il cinema non conta più niente, conta essere iscritti al partito, conta essere amici di qualcuno, conta avere le dritte per riuscire a penetrare in questa manifestazione. Purtroppo Venezia sta raccogliendo i frutti. Non critica, infatti siamo critici. Signori, in sala i critici non guardano il film, lo criticano. Cioè, se voi a me, io sono il critico, comunque Toscanini, Toscanini, hai visto quando dirige le onde, non dirige le trombe. E io Toscanini si fa le trombe, quando vedi l'onda non invece la tromba, lui va di là. Roger Rabbit di problematiche. Ma no, ma com'è? Roger Rabbit. Roger Rabbit. Come si chiama? Roger Rabbit. Roger Rabbit è un coniglio. E non parla di problematiche. Oh, dico, tu sai il problema di essere coniglio oggigiorno. La problematica della coppia. La coppia coniglio, ma poi coniglio, coniglia. La come velocità. La velocità. Non è un problema. Io sono Roger Rabbit, me la faccio di qua, me la faccio di là. Ma 30 secondi, ma voglio dire. Non sappiamo perdere, non è possibile. Comunque è bravissimo, è bellissimo. È di Zeffirelli, no? Della Cavani. No, Cavani no, è critico. È un trittico della Cavani, sì. Sono un addetto ai lavori, non mi preoccupo se potrò sembrare patetico ad alcuni colleghi, approfitto di questo box per rilanciare un vecchio discorso che sta alla base della crisi del cinema, soprattutto la crisi spaventosa del cinema italiano, cioè bisogna limitare in qualche modo la valanga di trasmissioni televisive di film presi dal cinema. Questo fenomeno di migliaia e migliaia di film trasmessi è alla base della crisi del cinema, perché con meno pubblico, a livello dell'80% del pubblico in meno in pochi anni, significa tagliare le radici al cinema, che è l'ultima frontiera di fantasia, di libertà. Il cinema va visto nel grande schermo, bisogna vedere storie di giganti per un pubblico di nani e non il contrario. La televisione deve fare il suo mestiere, che è informazione, cronaca, storia, scienza, e fare molti meno film, lasciarli nelle grandi sale su grande schermo. Ciao. Buonasera. Si è finalmente conclusa la baracconata scorsese con massicci schieramenti della polizia che hanno trasformato ieri pomeriggio quella che avrebbe dovuto essere una democratica e culturale mostra del cinema in un bunker antiterroristico, con stupore e disappunto di cittadini e giornalisti presenti. Un classico bunker nell'acqua, dato che disordini non ce ne sono stati e le uniche tensioni sono state create proprio dalla polizia. Scorsese infatti non se lo filava più nessuno, nemmeno Bruno Vespa, dopo le rivelazioni del suo film Colossal, buono per il pubblico di Canale 5. Un'attenzione per lui eccessiva, quando invece è passato inosservato un altro film, questa volta davvero trasgressivo, sulla problematica della società violenta e repressiva. Ghost of the Civil Dead del regista australiano Hillcott. Ghost of the Civil Dead del regista australiano John Hillcott illustra, in un genere tra il documentario e la fiction, fatti realmente accaduti. Il Central Industrial Prison è un carcere super tecnologico in mezzo al deserto. Ai detenuti vengono progressivamente sottratti tutti i mezzi che veicolano la loro aggressività: TV, droga, sigarette, passeggiate e attività creative, allo scopo di fomentare una feroce rivolta. A rivolta ottenuta, il governo potrà giustificare all'opinione pubblica la costruzione di un nuovo carcere di massima sicurezza. La società dunque è una prigione e gli organi preposti al nostro controllo sono i mass media, la droga, la polizia e il governo, sotto una facciata di apparente democrazia. Un film duro, nobile allo stesso tempo e anche nuovo nel suo genere, girato in 4 anni e con pochissimi fondi. Siamo a Venezia, la mostra del cinema. Sono entrato in un bar prospiciente, il vero prospiciente, la mostra. Entro, vedo una scatola di Marx, dico buonissimi, piacciono a me e a mia sorella. Che faccio? Li vado a compra. Sì, non ride. C'era scritto 600 lire, vado a pagare.
Dumarsa, 600x2, 1200, vado a pagare 3000 lire. Questa è Venezia, questa è la mostra. Andiamo avanti, mangiamo sesto mare. Secondo me il film di Scorsese deve essere vietato perché non ci dà l'immagine giusta di Cristo. Infatti da un punto critico religioso troviamo che Scorsese ha tanto coraggio perché ci ha mostrato un Cristo che noi non avevamo mai visto, infatti la Chiesa ci aveva dato sempre un'altra impronta di Gesù. Però dal punto di vista critico cinematografico tutti hanno detto che è noioso, infatti cioè, la storia di Cristo non cambia, è sempre quella, l'abbiamo vista in tutte le salse. E quindi Scorsese non ha fatto niente di nuovo. Dico solo una cosa, se vince Olmi io mi arrabbio perché il film di Olmi non deve vincere la mostra perché ce ne sono molti di più belli. Dico solo questo. Noi siamo venuti qui alla Festival di Venezia per assistere a qualche proiezione. Io credo che il film più bello della mostra di Venezia sia stato senza ombra di dubbio La leggenda del santo bevitore di Olmi, perché Olmi è riuscito in ogni inquadratura a creare una specie di quadro e ha dato un suo contributo veramente notevole all'arte cinematografica. Invece secondo me il film più blasfemo della mostra è stato L'ultima tentazione di Cristo, il film di Scorsese, molto discusso. Infatti io concordo con i vescovi italiani nel negare la proiezione nelle sale di questo film, in quanto potrebbe rovinare l'immagine della religione cattolica e potrebbe distogliere da essa alcuni fedeli. L'altra sera, quando sono uscito dalla proiezione del film L'ultima tentazione di Gesù Cristo, mi sono ritrovato l'automobile a circa 800 metri invece che a 50 come l'avevo lasciata. Motivo: la polizia aveva lasciato tutta la zona antistante l'ingresso del Palazzo del Cinema chiuso e vietato l'accesso a tutti quanti, quindi per cui bisognava fare un giro di circa un chilometro in più per raggiungere la propria automobile. Un'organizzazione perfetta, dopo tutto una mostra organizzata gli ultimi 7 giorni prima dell'inizio non si poteva aspettare altro. Con l'Odissea per avere informazioni sulla mostra del cinema, mi danno l'indirizzo di un ufficio dove non sanno niente. Mi mandano all'ufficio informazioni, ma non sanno quando è aperto. Ci passo davanti alle 5 di pomeriggio ed è chiuso. Il giorno dopo lo ritrovo miracolosamente, anche se pieno di gente, e cerco di fare la tessera giovane. Però non riesco a trovare qualcuno che mi faccia la fotografia. Allora ovviamente sono senza tessera giovane e devo pagare una cifra esorbitante per entrare a vedere un film. A proposito, vorrei comprare Palazzo Cavalli sul Canal Grande. E a proposito di cavalli, invito chiunque voglia passare 2 ore diverse dal solito a fare una cavalcata caprera. E a proposito di capre, saluti a Gaio e si prega di telefonare a qualcuno a sua discrezione. E infine, saluti ai Beneventini. Vorrei dire 2 parole sul film di Scorsese. Io naturalmente non l'ho visto, ho letto solo qualcosa sui giornali e sentito un po' di opinioni della gente. Comunque sia, io sono convinto che non sia da censurare, nemmeno da criticare così aspramente come è stato fatto, in quanto è solamente un modo diverso, un modo nuovo, sperimentato da un regista, che peraltro è molto bravo, di vedere la vita del Cristo, quindi io direi di accettarlo così com'è per un film, senza polemizzare e senza drammatizzare troppo. Salve, mi chiamo Margot e questo è mio fratello Nicolò, abbiamo 15 anni e 2 anni, vogliamo fare del cinema. Forse le intenzioni di Zeffirelli non erano apertamente offensive, ma la sua incapacità cronica di fare cinema può provocare gravi danni. Quindi chiediamo il sequestro del giovane Toscanini e chiediamo anche la reclusione di Zeffirelli nel carcere di Spandau, ora che Rudolf Hess ha liberato il posto. Vi ringrazio, arrivederci. Sono 4 anni che veniamo qui alla mostra del cinema e non abbiamo ancora incontrato il mostro. Comunque, questo non ci preoccupa, perché quello che ci fa veramente arrabbiare, è vero, è che i film in concorso non vengono mai proiettati nel primo pomeriggio.
Per noi poveri studenti che abitiamo lontano, che abbiamo la mamma a casa che ci aspetta con l'orologio in mano, vero? È un problema. Così sono 4 anni che ci subiamo i pallosi film tedeschi, spagnoli, inglesi, francesi e ne abbiamo proprio 2. PS, autocensura. PS, messaggio personale 1. Mandi Friul. PS, messaggio personale 2. Cercasi disperatamente Principe Azzurro. Ok. Ok, allora abbiamo ancora 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, secondi. Arrivederci. Ciao. Abbiamo una lamentela. Non è possibile che al Festival del Cinema di Venezia non ci sia neanche un figo. Ah, non vedo l'ora di vedere il mio capo ufficio. Lui dice sempre, Rossi, lei è un grandissimo coniglio. Se avesse visto Rabbit il coniglio, quello ha un fegato grosso così. E a proposito di animali, benvenuti i cammelli di Leo. Un film veramente carino che ci ha fatto ridere. Però domani sera ho paura che non rideremo con i cavalli di Frisia. Non si sa chi è Frisia, questa cosa qua che viene dall'antichità. Stanno preparando tutto, ci sono poliziotti in assetto di guerra con giubbetti antiproiettili perché pare che arrivi Gesù, ma non quello di Zeffirelli. Zeffirelli già ha avuto la sua stangata, pernacchi eccetera. Zeffirelli stava arrivando con Toscanini. Non è così demenziale. Vieni, chiudi! Oh. Vai andare a casa! No, no, è proprio demenziale, veramente. L'ho già detto, ma io glielo richiedo ancora. Lo sapevate che ingoiando Trico Tecnopilo si mette in azione contro il bilanciatore sulla strutturale di spinta che ha proprio xenofobia somiglia, punto, che produce la fuoriuscita dei intestini, punto. Lo sapevate o non lo sapevate? Lo sapevate o no? Lo sapevate o no? Io lo sapevo già, però non lo sapevate. Lo sapete? Ma mi voglio vedere anch'io. Per me loro non lo sapevano. Se voglio le loro ingoiando un Trico Tecnopilo si mette in azione contro il bilanciatore sovrastrutturale di spinta che apre lo xenofaminosomin che produce la fuoriuscita dell'intestino. Non è tanto difficile, mancano 8 secondi. Quindi, ingoiando un Trico Tecnopilo si mette in azione contro il bilanciatore sovrastrutturale di spinta che apre lo xenofaminosomin che produce la fuoriuscita dell'intestino. Punto. Ciao. Ritengo che le recenti polemiche inerenti al film di Scorsese abbiano distolto l'opinione pubblica da quella che è la verità. Quindi mi sento obbligato di investirmi in questa missione di spiegare il teorema fondamentale dell'algebra omologica. Abbiamo quindi dato un complesso, una sequenza esatta corta di complessi, vogliamo vedere come esiste un morfismo tra l'iesimo gruppo di coomologia della sequenza C all'infinesimo gruppo di coomologia della sequenza A. Bene, scegliamo un cociclo che rappresenti un dato elemento. Allora abbiamo che questa mappa è surrettiva, quindi c'è un bicconi che viene mandato lì. Applichiamo il cobordo, bene, questo elemento che otteniamo appartiene al nucleo dell'applicazione, ficoni più 1, in quanto questo diagramma è commutativo e già l'applicazione del cobordo a ciconi andava a 0. Esiste allora un elemento in aconi più 1 che venga mandato dentro questo bicconi più 1. Vogliamo vedere che questo è effettivamente un cociclo? Bene, applichiamo il cobordo a questo elemento qui, vogliamo vedere che otteniamo 0. Questa mappa è iniettiva, questo diagramma è commutativo e già l'applicazione successiva di due cobordi viene a 0, onde per cui, data la commutatività di questo diagramma in alto, siamo tranquilli che questo qui è un cociclo. Abbiamo così ottenuto un rappresentante di un certo elemento dell'infinesimo gruppo di coomologia. I dettagli tecnici inerenti alla commutatività del diagramma ottenuto lo lascio all'ascoltatore. Sono un pittore di strada e me ne vanto. Ciao vecchio. Adesso faccio un altro perché questo, come prima prova, non è venuto molto, molto bene. Si vede? Fatto con un carboncino. E la mano. Cervello poco. Faccio un disegno in 1 minuto e mezzo. Comodissimo. Baff. Parma, mi ha fatto bere un prosecco. So un pittore di quarta categoria e me ne vanto. E se non altro, so più bello di te. Cecconi
Hasta luego. Greco, ci vediamo al più presto. Però mandarne via non credo sia proprio il caso. Dopo 20 anni, Comune di Venezia, pensi un momento. Appa vive, cosa che mi tocca fare? È deficiente, fai strade. Sigre è mia go. Modigliani, Van Gogh, Picasso no perché gli ho messo bottega a tutti, Boxy ma video, la Madonna, Video Sox, alla vecchio?